Buongiorno a tutti gli amici di Digital Coach. Oggi abbiamo il piacere di avere qui Valeria Bolognesi, che è Digital Marketing Manager di DIS. Scopriremo essere una realtà del digitale veramente interessante ed innovativa perché dà visibilità alle realtà artigianali, calzaturifici, marchigiane, utilizzando degli strumenti digitali davvero innovativi come la realtà 3D. E avrei davvero il piacere di chiederti per iniziare come è nata l'idea di DIS. Sì, DIS ha sede nelle Marche e come magari tutti già sappiamo, le scarpe marchigiane sono tra le calzature più famose al mondo, specialmente quando si parla di Made in Italy. Le radici di questa storia sono molto antiche, infatti la tradizione calzaturiera marchigiana inizia nel XIV secolo con i primi maestri ciabattini itineranti, trasformando così un manufatto all'apparenza molto semplice in un vero e proprio oggetto di culto. Diciamo che DIS nasce proprio per valorizzare il settore della calzatura, soprattutto appunto quando si parla di Made in Italy, innovandolo però con la parte tecnologica. Come in ogni settore ci sono dei bisogni da soddisfare per i nostri clienti, quindi se da un lato abbiamo i negozianti che hanno sempre più difficoltà, no, nell'investire nel giusto stock di calzature, dall'altro ci sono le sartorie, che è un altro nostro cliente B2B, che non vendono le calzature magari nella loro bottega in quanto hanno difficoltà ad assortire sia le scarpe adeguate per quanto riguarda un concetto proprio di colore che di taglia, e dall'altro diciamo l'utente finale, B2C, ha sempre più le esigenze ed è sempre più alla ricerca di prodotti unici, di alta qualità e personalizzabili in base al proprio stile. Quindi da questo scenario nasce DIS, che è un servizio di scarpe personalizzate al 100% Made in Italy, con l'obiettivo proprio di valorizzare il settore della calzatura. La parte tecnologica è stata sviluppata da Future Fashion ed è proprio il configuratore 3D, che permette al cliente finale di poter scegliere i pellami, i colori, i lacci, le varie personalizzazioni della sua scarpa. In questo modo sia il negoziante che il sarto non avranno più il problema di acquistare a inizio stagione numerose paia di scarpe, rischiando poi magari l'invenduto, e soprattutto hanno la possibilità di andare ad accontentare il cliente, diciamo, in ogni sua esigenza. La piattaforma DIS come funziona e cosa offre sostanzialmente? Lato cliente finale è molto molto semplice, quindi il cliente acquista online sul sito oppure appunto si reca nei vari negozi nostri affiliati dove è presente un corner, quindi un angolo totalmente dedicato a DIS. La scarpa viene personalizzata col configuratore 3D, partendo magari da un modello che appunto il negoziante potrebbe avere già esposto, e da lì il cliente va a scegliere, come dicevamo, il pellame, il tipo di suola, i lacci, l'occhiello, magari appunto aggiungendo il proprio nome, oppure acquistando una cintura in coordinato. Quando il problema, cioè, quando uno acquista un paio di scarpe online, parliamoci chiaro, il problema potrebbe essere: e se non mi vanno bene, se la taglia è troppo piccola, se mi fanno male, ci sono tutta una serie, no, di timori anche ad acquistare, soprattutto scarpe di un certo livello online. E quindi come abbiamo risolto questo problema? L'abbiamo risolto andando a sviluppare un'app, al momento scaricabile solo per iOS, che permette di individuare il tuo numero differenziato per modello di scarpa, facendo cosa? Semplicemente delle fotografie al proprio piede. Per chi non avesse la tecnologia iOS, abbiamo creato un algoritmo proprietario per andare a individuare la taglia e inoltre offriamo un servizio di prova gratuito a domicilio, quindi proprio per toccare con mano la qualità e il comfort delle calzature. Una volta realizzata la scarpa, l'ordine viene inviato real time al marchigiano nelle Marche, che lo realizza appositamente per il cliente in soli 10 giorni lavorativi, grazie proprio alla digitalizzazione della supply chain. La MTO Suite è un software sviluppato da Future Fashion che mette a disposizione in maniera semplice ed efficace tutte le informazioni necessarie dai vari attori della catena del prodotto personalizzato, quindi partendo proprio dalla vendita al negozio, alla presa dell'ordine e alla produzione vera e propria, poi alla consegna integrata con un fornitore di logistica, come potrebbe essere DHL. Chi è il vostro target di riferimento?
Mette, diciamo, proprio al centro del processo creativo il cliente finale, quindi l'utente B2C, diciamo, che con il proprio tocco crea le proprie calzature personalizzate, anche perché chi meglio di noi conosce poi quelli che sono i nostri gusti e le nostre esigenze. Lato appunto, cioè, se dobbiamo fare poi una targetizzazione un po' più specifica, lato B2C, abbiamo i nostri principali clienti, sono quelli definiti new dandy, quindi coloro che vogliono creare un look estroverso e personalizzato, ma sono sempre attenti comunque agli abbinamenti e al dettaglio sartoriale. Poi abbiamo i businessmen che sono sempre alla ricerca di un outfit formale e di qualità, ma anche il business casual, quindi coloro che comunque ricercano la qualità anche in un outfit meno formale. E diciamo che ci distinguiamo molto, cioè diamo una mano anche fuori Italia, quindi infatti le nostre calzature vanno dal 35 al 52 e trattiamo le mezze misure, cosa che magari in un negozio di scarpe tradizionale non si vanno a trovare. E in ultimo abbiamo la sezione dedicata appunto alle scarpe da cerimonia, quindi lo sposo che magari vuole personalizzare la scarpa con il dettaglio della data delle nozze piuttosto che una frase, un'incisione, diciamo che è anche appunto un nostro cliente. Lato B2B, invece, come accennavo prima, i nostri affiliati sono generalmente sartorie o brand di abbigliamento che quindi magari vogliono completare il loro servizio, la loro offerta, oppure i dep store, i grandi negozi di scarpe e in ultimo anche i personal stylist. Che tipo di tecnologia invece mettete in campo prettamente nel vostro customer journey? Allora, intendiamo la tecnologia come una grande arma per semplificare i processi di supporto all'esperienza di vendita ed è proprio per questo che ad esempio in negozio integriamo l'utilizzo di QR code o RFID per semplificare il processo di acquisto in pochi click, permettendo così da un lato al commesso di muoversi nel nostro sistema senza alcuna formazione in modo molto rapido e così riesce anche a seguire magari più clienti alla volta. Ispiriamo i nostri clienti attraverso collezioni dallo stile preciso, aiutandoli a riconoscersi in quello più vicino al proprio essere, quindi guidandoli attraverso un funnel ad imbuto. L'utilizzo del configuratore 3D è un valore aggiunto, soprattutto online, in grado di rompere quella che è la barriera proprio dell'immaginazione, no? Che possiamo avere come utenti finali e di portare un acquisto più consapevole del prodotto, quindi sappiamo esattamente che quello che stiamo andando a creare ed acquistare sarà poi quello che ci viene consegnato a casa. Un acquisto online può offrire una vendita emozionale e, nel vostro caso, che tipo di strumenti utilizzate per offrirla? Ok, se pensiamo allo scenario attuale, possiamo dire che comunque il Covid ha rivoluzionato soprattutto il modo di vivere anche noi, i nostri acquisti, quindi ci ha obbligato anche più resti a iniziare ad acquistare online e la nostra sfida è stata proprio quella di riuscire a regalare all'utente un'esperienza se non uguale, però altrettanto coinvolgente anche online. Quindi l'utilizzo magari del 3D Viewer e dei vari configuratori permettono di vedere nel dettaglio il prodotto che stai acquistando, no? Quindi col 3D Viewer riesci comunque a girare la scarpa, a viverla, a capire, no? Cioè come se ce l'avessi quasi in mano. E appunto invece con il lato configuratori la riesci a personalizzare la tua scarpa, comunque il capo di abbigliamento. Questo magari non regala un'esperienza uguale a quella in negozio, però secondo noi è altrettanto immersiva e unica nel suo genere anche online. La 3D Shopping Experience, che tra l'altro è raccontatoci essere frutto di future fashion, quali opportunità offre? Oh, sì, DIS diciamo è un braccio di Future Fashion, è la parte più operativa, quindi tutto quello che viene pensato poi si concretizza in DIS. Future Fashion nasce e si è specializzata negli anni proprio nel mondo del fashion e diciamo che lavorare con grandi brand come ad esempio Armani ci ha spinto a un livello di qualità di produzione di immagini in 3D altissimo, quindi cioè, pensiamo comunque a quanto possa essere difficile rendere in maniera convincente ad esempio
anche le linee di un modello, le sfumature di un pellame, la trama di un tessuto, ma diciamo che il nostro team interno di 3D Artist è veramente, veramente in gamba ed è riuscito comunque a realizzare, riesce tuttora a realizzare modelli virtuali molto vicini alla realtà, quindi ti sembra quasi di toccare il tessuto anche se è solo una cosa visiva, no? E il 3D offre diverse opportunità ai brand che lo utilizzano. Pensiamo anche solo al risparmio a livello economico nel realizzare una collezione che può essere di borse, scarpe e camicie solo digitale, piuttosto che realizzare un prodotto in ogni sua declinazione, sia di materiale che di colorazione proprio a livello fisico, no? E produttivo. Con il 3D Viewer il brand ha quindi la possibilità di far vedere nel suo negozio online tutta la sua collezione e l'utente finale può guardare il prodotto in ogni sua angolazione, come dicevamo prima, ma anche trasportarlo in AR, quindi riuscendo quasi a far sentire il proprio cliente come se fosse all'interno del suo showroom. Se invece pensiamo all'esperienza che offre il configuratore 3D, diciamo che ci spostiamo proprio su un altro livello, in quanto il brand riesce a regalare al cliente la possibilità di creare qualcosa di unico e dall'altra parte lui stesso mette in produzione solo il prodotto che effettivamente il cliente ha acquistato. Quindi diciamo che è un servizio che diciamo, i brand più attenti non vogliono lasciarsi sfuggire. Tipo di prospettive offre il digitale nel futuro? Ok, una volta realizzato, cioè, sicuramente andremo sempre più a lavorare e specializzarci nel 3D e proprio per questo, diciamo, la più grande sfida che affronterà Dista nel 2021 sarà proprio l'utilizzo dell'advertising 3D. Perché? Perché ogni giorno tutti noi siamo sommersi da annunci display che quasi non ci accorgiamo neanche più della loro presenza, no? Sia sui siti che sui social. Ed essendo il 3D la nostra forza e analizzando comunque come sta reagendo il mercato di fronte a questa nuova forma di ADV, abbiamo deciso di testarla personalmente sui nostri prodotti, quindi inizieremo a fare campagne advertising con l'utilizzo di immagini in 3D. Che cosa consiglieresti di fare a un brand che oggi desidera digitalizzarsi? Consiglierei di non aspettare perché diciamo che il mercato va veloce, i competitor sono tanti e soprattutto consiglierei di affidarsi a dei veri esperti perché per fare del digitale siamo bravi tutti, ma per farlo bene diciamo che sono in pochi che riescono a farlo, quindi la qualità comunque di un brand passa anche attraverso il digitale, forse in questo periodo più che mai. Quindi è importante farlo nel modo giusto, nel modo corretto e con le persone formate e professionali, ecco. Grazie mille Valeria. Sicuramente il Grazie a voi. caso di Dis esprime pienamente anche il consiglio che hai dato al termine, in quanto è un'azienda che sta facendo dell'innovazione un sodalizio importante per valorizzare anche tutte quelle realtà tipiche sia della nostra cultura che del territorio, che meritano una vetrina più importante anche per guadagnarsi una competitività internazionale, sicuramente. Valeria, Assolutamente grazie sì. Grazie mille di essere stata con noi. a voi per l'opportunità.